Buona giornata. Siete assolutamente curiosi di conoscere una delle città più affascinanti della Liguria? Se è un sì, vi invito calorosamente a sedervi comodamente per guardare questo documentario. La città della Spezia è una comune ligure dove si contano 92.148 persone ed è la seconda più popolosa della regione. Il recinto abitato si trova al di fuori del Levante, confinante con la Toscana. I primi insediamenti del territorio risalgono nell'epoca preistorica, oltre a quella del bronzo e del ferro. Nel 155 a.C. i Liguri furono conquistati dal console romano chiamato Marco Claudio Marcello. Da quel momento la Spezia fu stretta a contatto con l'Unni, una colonia romana famosa per il marmo. Nel V secolo la città fu devastata dagli Eruli e dai Gotti. In eseguito è stata presa dai Bizantini e dai Longobardi, oltre alle incursioni da parte dei Saraceni. Nel XII secolo la Spezia fu conquistata dalla Repubblica di Genova per arricchire le rotte commerciali. Verso fine del XIV secolo, a causa dei conflitti tra Genova e Venezia, il centro urbano fu preso dai Visconti e si iniziò l'attività della pesca e dell'agricoltura. Nel XVI secolo, Carlo V conquistò il territorio della Spezia e si costruì una difesa muraglia, dove nel 1797 fu sottomessa alla Repubblica Ligure. In seguito, nel 1805, il territorio fu annesso all'Impero francese. 10 anni più tardi, la Spezia fu controllata dal Regno di Sardegna. Nel 1861 la città fu annessa al Regno d'Italia. Negli anni seguenti il governo italiano decise di creare una base militare navale tuttora esistente, dove contribuì nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Giorno d'oggi la Spezia è una meta turistica. Purtroppo il nostro viaggio nella città ligure è appena concluso. Spero con tutto il cuore che il viaggio turistico sia stato di vostro gradimento.